parlando di vita, la vita è magica? Questa Olga, è magica della sua vita, forte ma vera. È magica se tu la rendi magica, e in questo tu sei un maestro. Grazie molto. Tu mi hai insegnato tante magie, come trasformare una cosa drammatica in una creazione fantastica. Quindi è magica se noi la vogliamo magica. Grazie. Dunque, la vita è magica, puoi rispondere? No, sì. Dunque, la vita è magica. Io non credo alle magie. Credo che le cose, che ognuno se la costruisca la propria vita. E quindi, ecco, come dice Olga, siamo noi che la rendiamo magica. Ma magica che vuol dire? Nel senso che la trasformiamo con una bacchetta magica? Non proprio, servono sacrifici per fare le cose, impegno, determinazione, eccetera. Poi se vogliamo dire che la vita è magica, nel senso che poi si comunque può riservare cose che non ti aspetti, ecco, allora torniamo un po' al discorso che facevamo in apertura. Sì, può essere magica in questo senso, può avere un so che di, ecco, di inimmaginato, però io penso che la magia è un po' una costruzione, la vita, non una magia. Cosa ne pensi te, Lu? Allora, secondo me già in sé per sé il venire al mondo è tra virgolette una magia. Un miracolo. Quindi già quello è un miracolo. Poi sicuramente la vita dà a chi più chi meno dei talenti, delle doti, delle possibilità e opportunità, quindi dopo quelle spettano alla persona saperle sfruttare più o meno applicandosi, facendo tanti sacrifici, perché secondo me servono assolutamente fare i sacrifici, e quindi sì, sicuramente per me sì, è una magia, assolutamente. Ringrazio io Gesù Cristo tutti i giorni per quello che mi dà. Sì, concordo soprattutto con l'ultima parte, anch'io, io sono molto credente, sono di Cascia, non, forse sarà la vicinanza di Santa Rita, non lo so, però anch'io ringrazio Gesù Cristo tutti i giorni per quello che mi ha dato e non per quello che vorrei, e quindi è importante questa cosa. Però sì, la vita è una magia, una bellissima magia. Vorrei concludere con una cosa carina, dicendo che è una magia per quello che riguarda me, è una magia per il fatto di aver avuto una splendida famiglia, quindi è una magia per questo, e anche aver avuto dei splendidi amici, che siete anche voi tra le altre cose, quindi per questo è una magia. E mi vorrei legare con quello che diceva il Cavaliere Urbani, che è bello, questa magia è bella viverla senza paura, perché è importante. Quanto è bene la sera, prima di addormentarsi, fare il punto della giornata pensando alle cose belle che siamo, a prescindere dal momento, che può essere catartico, triste o quello che sia. Però quanto è importante per voi? Ma per me tantissimo. Il momento del, che è sempre il momento, mi viene un po' da ridere perché penso ai miei figli, e il momento della fine giornata, cioè in cui dormono, ecco, diciamo la verità, in cui un minuto ti puoi, no, come dire, fermare un secondo, e 7 e 11 anni, quindi no, devo dire che stiamo andando verso il meglio, prima era peggio, il peggio è passato, sì, però comunque insomma finisci i compiti, penso che sia il destino di tutte le mamme. E però ecco, la fine giornata è proprio un momento catartico, importante, perché fai un po' il quadro della giornata dicendo insomma, dai, anche questa giornata alla fine è andata bene, anche se sono
successe magari cose negative, magari lo fai un po' meno, le giornate sono fitte fitte, quindi può capitare qualsiasi cosa, sia che la prendi bene che la prendi male. Comunque è un momento per me molto bello, molto, molto mio, no? In cui veramente do spazio alle piccole cose che riesco a fare, o anche solo a guardare questi bambini che dormono e sono bellissimi, tutti i bambini quando dormono sono bellissimi, però ecco, insomma, è magico, un po' c'è la sera, un po' c'è l'atmosfera della giornata che se n'è andata, quindi lo trovo un momento che mi appartiene moltissimo. Parlo del fine giornata, che alle 10:30 dormo, cioè ormai siamo a questo livello, nel senso che la stanchezza con l'età fa fare questo, no? Nel senso che poi alla fine sei stanca, quindi non faccio più la vita di Luca, 23 anni, ecco, insomma. A quale passo la parola, perché voglio vedere lui la sera che fa. 26, sbaglio? No, 23 ha detto, io no. No, lui 23, te 26. Sì, giusto? Sì, 27, dai. 27. È difficile che la sera mi metto un attimo a riflettere su quello che ho fatto durante la giornata, perché magari mi capita in determinati momenti stessi durante il pomeriggio oppure anche la mattina, non è che proprio tutte le sere per forza metto lì e analizzo quello che è stato. Magari prima mi succedeva un po' di più, adesso in questo periodo no, arrivo la sera quando vado a letto abbastanza tardi, sono stanco e quindi non rifletto su quello che è stato. Ecco. No, ma infatti il momento può essere qualunque, chiaro. E quindi ci siamo. L'unica arma verso le... Scusi. Volevi aggiungere sulla scusi. Scusa. Scusi. No, vai. No, prego, prego. Non ho fatto parlare a lei. La sera, come può essere un momento della giornata, il bilancio da fare è fondamentale, ma è un bilancio che, al contrario di quanto si possa pensare di un'imprenditrice, è un bilancio diretto verso un unico concetto. Non tanto le cose belle che sono accadute durante la giornata, ma l'unica vera bellezza o l'unica grande ricchezza nella vita per me è il bene fatto. Quindi cerco di rinchiudermi in me stessa e capire se l'ho fatto, quanto ne ho fatto, se ho dato una carezza a chi ne aveva bisogno, se ho detto la parola al momento giusto a chi magari voleva sentirla, se sono stata abbastanza attenta a qualcuno che mi voleva parlare. Mi viene quasi automatico, è un'analisi interiore molto, molto istintuale, molto spontanea. Credo che su questa terra non saremmo sicuramente giudicati per come avremmo difeso le nostre postazioni, per quanto successo avremmo raggiunto nella vita, ma veramente a contare saranno le carezze che abbiamo dato, i baci che non abbiamo rifiutato, il bene che ci è stato richiesto e che abbiamo fatto. Mi avete risposto tutti? Sì. Se non rendi migliore la vita di qualcun altro, stai solo sprecando la tua vita. Siete d'accordo su questa idea? Sì, e ritorniamo allo stesso discorso che facevamo anche privatamente. Abbiamo lei che ci ha dato questo insegnamento a noi, perché lei è quello che ha fatto con noi costantemente. Sì. In maniera diversa, in maniera ugualmente dolce, ugualmente amorevole. Questo è. Parlando di notte, poche notti fa ho fatto un sogno dove avevo una visione di me da piccolo. Vi piacerebbe vedere nella vostra vita come eravate da piccoli? Vedervi come eravate? Vederci come eravamo? Sì, da minuscoli. Io
ti dico che ancora oggi con piacere ricordo tante cose di quando ero piccolo, tanti pensieri, tanti momenti vissuti, però soprattutto quello che sentivo in quel momento, una cosa che mi accompagna, non dimentico mai, fortunatamente ancora, quello che ho vissuto, è stato molto importante per me. Spesso ripenso ad alcune mie caratteristiche individuali che affrontavo già a un'età abbastanza giovane e matura, anzi da piccolo, e sono molto contento di averlo fatto, perché mi ha fatto crescere forse in maniera un pochino più serena con me stessa. Poi volete dirmi la vostra, se avete un pensiero? No, io quello che mi succede è più vado avanti e più mi ricordo come ero piccola. Stranamente non so perché, forse perché ci ripenso, forse perché c'è lo specchio dei bambini, come dicevo, quindi vedo degli atteggiamenti di mia figlia e dico, sei figlia mia. E quindi no, loro sono un po' lo specchio e credo che sia scattato, ci pensavo proprio da poco, devo dire, ho fatto una domanda. E dicevo, ma guarda come mi ricordo lucidamente un comportamento che avevo con mio padre, che io rivedo fare a lei con, certo, mio marito. E mi torna tutto in mente, invece prima no, finché non ho avuto loro, no, io non me lo ricordavo come ero da piccola. Cioè, potevo sentire mia madre che mi diceva, oh, è tremendo, va bene. Però avere proprio la sensazione di averlo vissuto mi è capitato solo con i miei figli. A me capita molto spesso di ricordare avvenimenti di un po' di anni fa. È facile! Un po' di anni fa. Però rimpiango fortemente gli anni delle superiori, che ho terminato da 5 anni, però rimpiango fortemente, perché poi quando uno inizia le superiori non vede l'ora di poter finire, perché dice no, almeno dopo entro nel mondo dei grandi, invece dopo, quando stai per terminare, ti rendi conto che soprattutto dopo vorresti tornare indietro. E mi rivedo molto in mia sorella, che tu sai, è più piccola di me di 4 anni, che salutiamo, sì, che si vedrà, che quindi molte volte aiuto, magari do un supporto ai miei genitori che in alcuni casi no, magari non capiscono al volo un determinato comportamento. Io ecco, mi rivedo in lei, perché siamo molto uniti e quindi avendo un bellissimo legame e tanti suoi comportamenti prima li ho fatti anch'io, quindi è uno specchio, un po' simbiosi, quindi. Sì. Olga, tu hai detto di quando eravamo molto piccoli, giusto? Sì. E lì per me c'è un buco nero, come immagino tu sappia, e io non ho avuto nessuno che me lo abbia raccontato, e pagherei tutto quello che ho perché qualcuno mi raccontasse Olga da piccola. È una cosa che mi manca. Parlando di crescita, l'indole della persona è per sempre? Sì e no, nel senso, l'indole della persona, sì, io credo di sì, scusami, nel senso si possa, magari si può modificare nel corso del tempo alcune caratteristiche, sfaccettature della propria personalità, però magari se parliamo di bontà o cattiveria o questi sentimenti, se la persona nasce buona, credo che rimarrà buona anche se la vita è amara, è aspra e ti riserva magari cose poco piacevoli. Non puoi non esserlo ugualmente, mi piace pensare in questo modo. Magari poi dopo non è così, però mi piacerebbe pensare così, nel senso, se una persona nasce buona non può diventare cattiva. Esatto. E se una persona nasce cattiva difficilmente diventa buona. Magari la vita appunto ti fa diventare più aspro in una realtà, come dicevo prima, o ti fa diventare più buono perché magari ti succede una determinata cosa pesante, brutta, e magari prima non pensavi e non riuscivi a calarti nella situazione. Però
mi piace pensare che l'indole della persona non cambi, che cambino magari che cambino i difetti, che cambino le cose negative, però forse l'indole non cambia. Credo che Olga non sia d'accordo. No, penso che, come io dico sempre ai miei collaboratori, che la logica è una sola e l'indole è una sola, non si cambia. Questa è la mia idea molto ferma, molto convinta, ma anche scientificamente provata, perché dentro di noi abbiamo un DNA che è quello, non si cambia. Cosa ne pensi, Luca? Sei d'accordo su questo? Sì, sono d'accordo con loro. Che secondo me quello che noi abbiamo dentro fin da piccoli, poi anche in determinate situazioni, comunque per quanto uno possa in qualche modo cercare di avere un approccio diverso, poi l'indole viene fuori a sopravvento anche su noi stessi. Tra il male ed il bene vince sempre il bene? No, purtroppo no, tra il male e il bene non vince sempre il bene. Forse, probabilmente, non lo so, ma qui proprio entriamo in un discorso difficilissimo, secondo me. Intanto esiste il male e il bene, cioè io mi chiedo sempre, non sa, soggettivo mio, per me cos'è bene, cos'è male? Ecco. No, sì, a parte la soggettività del pensiero, del momento in cui magari per te può essere una cosa buona, per me una cosa meno buona, però l'oggettività obiettivamente, se uno fa un'azione brutta, quella è un'azione brutta, non può essere per te non buona, per me meno buona. Un'azione brutta è un'azione brutta, un'azione bella è un'azione bella, da qualsiasi parte tu la veda. Sì, però andando al di là, no, se uno... è vero, questo è sicuramente vero, però dopo se uno comincia a pensare, ma perché ha fatto quell'azione, ma proprio, cioè, no, allora mi dico, bene, male, è molto difficile, a questa, ecco, capire perché uno si comporta male, no, io ho che fa sempre quei bambini che si comportano male, se questo insegna, perché no, è maleducato, cioè per dire il male, sì, ho capito, ma c'è sempre una motivazione dietro. Io credo che Gesù Cristo ci ha fatto buoni, no? Cioè, nel senso che tutti nasciamo con... Poi se mi dici l'indole, certo, quello è un'altra cosa, no? Che so, quello poi va a finire, si droga e diventa una persona non per bene. Faccio un esempio schematico. Però, insomma, ci sono sempre delle motivazioni. Sia per il male, soprattutto, ci sono delle motivazioni. Il bene è una cosa che viene più facile secondo me, ecco. Poi dietro il male secondo me bisognerebbe riflettere con più attenzione. Poi è chiaro che l'azione è subito giudicabile tra il male e il bene, no? Però non lo so, in questa cosa un po' non so risponderti, ecco. Un piccolo inciso, credo che una persona, tu hai fatto l'esempio del comportarsi bene e il comportarsi male, portando l'esempio del drogato. Però non è giusto quello che tu hai detto, secondo me, nel senso che non c'è dietro l'azione del drogarsi il fatto di essere una brava persona o non essere una brava persona. Credo dietro questa azione ci sia un'enorme fragilità e basta. Credo sia la nota questa. Non credo che ci sia. Grazie. Sono un po' facilitato nel risponderti, ho fatto un cavallo di battaglia su questa risposta per prendere l'applauso. No, perché io nella vita di tutti i giorni mi occupo proprio di questa realtà. Devo fare la maleducata, per favore. E mi occupo proprio di questa realtà, quindi mi sono sentito un attimo preso in causa. Ti chiedo scusa, non era per attaccare te. Però io credo che prima con Olga... in privato, mentre tu parlavi, stavamo dando una nostra risposta. Non utilizzo la stessa terminologia che io ho dato perché non è carino, non è consentito pubblicamente, però se uno nasce cattivo
non può diventare buono. Se uno nasce buono non può diventare cattivo. Credo questo. Io non lo so, non mi esprimo in questo. Non c'ho tutta questa oggettività, via. No? Vuoi rispondere? No, beh, non ho risposto. Meglio di no. Ok. Allora. Io penso che la domanda posta da Giacomo sia di natura diversa e intrinsecamente collegata con la tua personalità e il tuo inconscio. Quindi se dovessi rispondere alla tua domanda letteralmente, se nel bene, nel male c'è sempre il bene, la mia risposta è sì, perché tu ne sei l'esempio. Tu sei l'esempio che io tengo presente ogni giorno della mia vita, perché quando io sono triste penso di non avere il diritto di essere triste, perché quando ci sono delle persone che hanno oggettivamente quello che tu identifichi con la parola male, il bene c'è ed è immenso, perché quando tu sei stato in televisione con la mia amica Cristina Parodi, lei è rimasta folgorata da come? Da una situazione complessa, non ce lo possiamo nascondere, una situazione insomma veramente che ti mette alla prova. Tu la prova non l'hai superata, l'hai stravinta, non solo, ma ne hai fatto un esempio di vita per gli altri. Quindi nel bene può nel male può esserci il bene, io rispondo sì, assolutamente, tu ne sei la prova. Grazie. Posso dirti una cosa? Prego. Voglio fare una puntata di parlé in cui tu rispondi e io faccio le domande. Parliamone. Allora, la persona che doveva essere qui, che è mio zio, che vi ho detto prima, e che ha 92 anni, poco tempo fa gli ho fatto un piccolo filmato. Gradirei farvelo vedere a voi e al pubblico. È di pochi attimi. Da? Puoi mettere il filmato per cortesia? Con la domanda forse più profonda che è quella: qual è il senso della vita? Drammatizzare il momento con una bella voce di una ragazza che è in sala e si dovrebbe esibire. Sta parlando di Laura Bazzucchi, la quale a breve avrà degli importanti eventi. Io posso dire una cosa? Prego. Posso dire una cosa? Questa cantante io la conosco molto bene, perché ho avuto il piacere di poterla presentare allo spettacolo A Natale Vuoi, che presentavo con... credo, non so se era Laura Chiatti o Giovanna Rei, sì. E ho avuto il piacere proprio di apprezzarla. Bravo Giacomo, hai scelto una voce non da poco. Grazie. E lei si riesibirà nuovamente il 17 dicembre, sabato prossimo, proprio per, se non sbaglio, giusto, ci sei anche il 17? No, figurati, come avrebbe detto Vespa, figurati, il 15, scusami. Sì, e quindi ecco. Insieme a suo padre, perché poi il tuo padre che ti accompagna dappertutto. Bravo Giacomo, hai fatto un bel colpaccio. La bravura è sua. Sì, sì, però anche la tua bella portata e scelta. Prego. Allora, io ringrazio anzitutto Giacomo. Ok, perfetto. Ringrazio Giacomo perché questa è la seconda volta che mi ospiti, cioè la prima volta per una puntata in cui, ovviamente come lui fa di solito, mi ha sempre, sa accogliere
ha questa sua indole, diciamo, non lo so come fa. Sa accogliere tutti come se fosse, cioè era la prima volta a me che cioè, comunque io ci entravo a contatto e ti trasmette, non so, qualcosa di intimo, quasi come se già ti conoscesse, questo è unico, secondo grazie, me. Grazie, Laura. Secondo me sì. Grazie molto. Io per questa sera ho preparato due brani che tra l'altro fanno parte anche del mio repertorio musicale e sono Desperado degli Eagles e People at the People nella versione femminile di Birdie. Mentre prima infatti seguivo le domande, ascoltavo anche le risposte, ho detto ah vedi, benissimo, perché sono canzoni inerenti proprio esattamente alle domande che hai fatto, quindi sono, cadono proprio a pennello. La prima canzone è appunto Desperado e parla proprio diciamo del dare una scossa alla vita, di alzarsi, di reagire, e quindi questo credo sia importante, è tutto, andare avanti, cercare di reagire a qualsiasi cosa comunque accada, quindi questo è vitale secondo me. Grazie.
Complimenti. Complimenti. Hai un'altra esecuzione? Un'altra esecuzione. Questa invece è appunto People are the People, che come era, come hai presentato te prima, insomma, nella domanda, la nostra vita ha senso se non aiutiamo gli altri, quindi è questo, le persone aiutano le persone, quindi sì, assolutamente sì. Prego. Anni fa, leggendo un libro di Fabio Volo, che è un personaggio che stimo molto, e ha detto un pensiero nella vita molto interessante, che dice:
amo le labbra, le amo perché sono costrette a non toccarsi se vogliono dire ti odio, mentre sono obbligate a unirsi se vogliono dire ti amo. Siamo giunti al fine di questo momento. Io ringrazio tantissimo a voi e a tutti in sala. Dico tre cose. La prima, buone feste, buon Natale. La seconda, il mio canale YouTube che quest'oggi ha raggiunto le 302 puntate, che è www.youtube.com/theporparle. E terza cosa, ma forse la più importante, buona vita a tutti. Grazie.